La Divina Commedia e l'Islam. La Divina Commedia e l'Islam. L'amico Alessandro Arcangeli informa che in una certa scuola alcuni alunni islamici sono stati esonerati dallo studio della Divina Commedia, per cui il ministro della scuola, mi pare che si chiami Valditara, come si suol solo fare, manda gli ispettori a verificare ciò che è accaduto. Io sono stato professore di filosofia e storia nei licei classici e scientifici. Poi sono stato preside di ruolo sempre nei licei classici e scientifici. E con tutta franchezza vi dico che non l'ho mai digerita la Divina Commedia. Tra l'altro ricordo ciò che disse Friedrich Nietzsche di Dante Alighieri. Friedrich Nietzsche, ciò che disse di Dante Alighieri, la iena che scrive poesie sulle tombe, Divina Commedia, inferno, purgatorio e paradiso, tutte le atrocità che ci stanno nell'inferno. Ma Dante Alighieri non rappresenta la cultura italiana, tutt'altro, tutt'altro, tutt'altro. Via, via, via Dante Alighieri, ma non solo via, via per gli islamici, via, via anche per gli italiani. Mi pare che Dante Alighieri metta nell'inferno Maometto. Dante Alighieri lo mette nell'inferno Maometto. Dante Alighieri mette nell'inferno quelli che vuole lui. Uè, l'inferno. L'inferno in mezzo al fuoco per l'eternità. Non è mica una cosa bella insegnare queste cose. Queste sono fake news. Altro che le fake news dei social. Questi sì che sono grandi fake news. Grandi, che fanno tanto male, fanno. Fanno tanto male. Sì, ha fatto bene questo preside. Questa preside a esonerare gli alunni islamici dallo studio della Divina Commedia. Ma la Divina Commedia non la dovrebbe studiare nessuno. Non è Dante, non è Dante che rappresenta la cultura italiana. La cultura italiana semmai è rappresentata che so, da Giordano Bruno, da Giovanni Boccacci, Boccaccio, da Machiavelli, da Guicciardini, neanche da Alessandro Manzoni, neanche da Alessandro Manzoni. Machiavelli, Guicciardini, il Boccaccio, neanche Petrarca. Questi sì sono gli autori. Poi la cultura italiana è rappresentata oggi come oggi da Serafino Massoni. Cari amici, mi sono spiegato? Beh, casomai non mi fossi spiegato, fatemelo sapere. Se poi volete delle ottime spiegazioni, andate in libreria, comprate i libri di Serafino Massoni e avrete tutte le migliori spiegazioni.